Minaccia il suicidio per una delusione d'amore. Un militare parla per un'ora con lui e lo convince ad esistere. Salvato un sessantenne nella vallata del Foglio. Vasche abusive e bovini da latte morti per le precarie condizioni igieniche. Due persone denunciate dai carabinieri di Arcevia. Nei guai anche la cooperativa che rischia una multa fino a 387.000 euro. Lavori sulla scarpata a ridosso della ciclabile all'Arzilla di Fano. L'assessore Barbara Brunori annuncia i lavori che verranno conclusi entro la primavera per garantire decoro e sicurezza. Dai cavalli agli asini fino a conigli e bengalini, giornate di festa a Fano e a Pesaro per la tradizionale benedizione degli animali in occasione di Sant'Antonio Abate. Al via la terza edizione di Passaggi Digitali, domani la prima diretta online con l'inviato Pablo Trincia e il suo libro sul naufragio della Costa Concordia. A febbraio sarà la volta del giornalista Paolo Del Debbio. Dopo il telegiornale una nuova puntata di Primo Cittadino, ospite il sindaco di Terre Roveresca Antonio Sebastianelli. Buonasera e benvenuti a una nuova edizione di Occhio alla Notizia. È stato convinto da un giovane carabiniere addetto alla centrale operativa dei carabinieri di Urbino, sessantenne armato di coltello che aveva minacciato di togliersi la vita. L'episodio si è verificato domenica pomeriggio a Monte Grimano Terme all'interno del parco Ciacci. L'uomo che aveva avuto una delusione d'amore ha chiamato le forze dell'ordine comunicando dove era e annunciando il suo intento. Era pronto a farla finita, ma l'intervento del militare che ha parlato per un ora al telefono con lui tranquillizzandolo lo ha convinto ad esistere. Nel frattempo il carabiniere aveva inoltrato la segnalazione al 118 e al nucleo operativo radiomobile che lo hanno raggiunto. Il sessantenne ha consegnato il coltello spontaneamente ed è stato trasportato per le cure del caso all'ospedale di Urbino. Il comandante della compagnia Renato Puglisi ha sottolineato le capacità del giovane militare. Senza questo tipo di attività, ha detto Puglisi, si sarebbe arrivati a conseguenze peggiori. Nell'Anconetano una cooperativa e due persone sono finite nei guai per aver maltrattato bovini da latte in un allevamento a causa delle condizioni igieniche precarie. In un anno sono morti 24 animali. I carabinieri forestali della stazione di Arcevia, in provincia di Ancona, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica il presidente e un dipendente di un allevamento situato nel territorio della Valle del Misa per aver cagionato gravi sofferenze a circa 1000 bovini da latte. Gli animali erano tenuti in stalla in precarie condizioni igieniche, tali da determinare l'insorgere di numerose patologie con la conseguente morte di molti capi. Le attività di sopralluogo e di verifica si sono svolte grazie alla segnalazione dell'Associazione Essere Animali e sono state eseguite dai militari con l'ausilio del Servizio Veterinario di Senigallia e dell'ARPAM. Durante le indagini è stato riscontrato il decesso di 24 bovini nel corso del 2021, abbattuti per eutanasia o macellazione di urgenza, per gravi traumi riconducibili, ad esempio alla rottura o allussazione degli arti cagionati da una presenza in eccesso di letame all'interno della stalla che aveva portato condizioni di pavimenti scivolosi. Inoltre sono stati scoperti due manufatti abusivi di 300 e 600 metri quadrati costruiti senza alcuna autorizzazione e privi del nulla osta paesaggistico con lo scopo di raccogliere le deiezioni degli animali. Accertata anche la gestione di tonnellate di rifiuti non pericolosi costituiti da liquami di origine animale stoccati in quantità eccessive e smaltiti illecitamente nel terreno. I presunti responsabili rischiano le pene previste dal codice penale e dal codice ambientale, oltre che dal testo unico sull'edilizia e dal codice del paesaggio, con pene che vanno fino a 27 mesi di reclusione e multe fino a 45.000 euro. Infine, la società cooperativa che gestisce l'allevamento è stata denunciata per la responsabilità amministrativa connessa al reato di gestione illecita di rifiuti. Ora rischia di essere condannata a pagare un ammontare compreso tra 64.500 euro e quasi 380.000. Rimaniamo in provincia di Ancona, dove questa mattina in via Russico a Polverigi il conducente di un'auto è uscito di strada ribaltandosi e finendo contro un'altra auto che era già nel fossato. Quest'ultima aveva avuto un incidente con una dinamica simile durante la notte. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco che hanno accertato che non vi fossero altre persone coinvolte in collaborazione con il personale della polizia locale. Dopodiché si è provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli.
Invece i pompieri di Pesaro sono intervenuti nel centro storico per rimuovere dei coppi pericolanti. Sul posto la squadra, con il supporto l'autoscala che ha raggiunto il tetto e rimosso le parti instabili sovrastanti la via pubblica. Torniamo a Fano perché l'assessore Barbara Brunori ha annunciato i lavori che partiranno nella scarpata lungo la ciclabile. L'intervento che terminerà entro la primavera garantirà non soltanto un maggior decoro ma anche più spazio per la sosta delle bici e il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso. Assessore, dopo tanti anni date una risposta anche all'Arzilla. Sì, diamo una risposta effettivamente a tutte quelle che sono state le richieste avanzate dagli stabilimenti balneari ma anche dalle associazioni di categoria, perché si lamenta proprio in prossimità della scarpata adiacente alla ferrovia che rimane sulla pista ciclabile una riduzione notevole dello spazio che negli anni è stata dovuta appunto al fatto che la sabbia si è addensata e quindi c'era sempre meno spazio per poter poi appoggiarci dei cicli e lasciare appunto in sicurezza quello che era la pista ciclabile. Ora, grazie all'intervento significativo che abbiamo concertato con le Ferrovie dello Stato, verrà fatto un consolidamento della parte, diciamo, a terra, quindi ai piedi della scarpata, sostituendolo con degli elementi in calcestruzzo che saranno poi delle fioriere dove metteremo, che abbelliremo, diciamo, la parte con tutte delle fioriture tipiche stagionali che poi gli stessi stabilimenti si sono adoperati e resi disponibili nella manutenzione. Per cui, ecco, sento di poter dare una risposta importante e significativa. La prima parte, quella a ridosso, diciamo, della ferrovia, verrà piantumata d'erba. La seconda parte avrà questa struttura in calcestruzzo, tutti questi vasi che verranno messi sempre a ridosso, con un notevole allargamento, diciamo, della parte fruibile dalle biciclette, che sarà di 2,5 metri. Questo è molto importante appunto perché tutto quello che poi sarà la messa a sistemazione delle bici durante la permanenza della stagione estiva non invaderà sulla pista ciclabile dove, come è già successo, purtroppo devono intervenire dei mezzi di soccorso per le emergenze e quindi in questo caso sarà fruibile a tutti e molto più bella vedersi. Incidente stradale questa mattina alle 11.30 a Fano nella rotatoria tra via Pertini e via 4 Novembre. Da una prima ricostruzione della dinamica effettuata dai vigili urbani, una Lancia Y condotta da una fanese di 74 anni ha tamponato uno scooter di Poste Italiane guidato da una 56enne. Quest'ultima, che nell'urto è caduta a terra, è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. Lunghe file di veicoli ieri pomeriggio lungo la superstrada Fano-Grosseto a causa di un incidente che si è verificato tra Lucrezia e Bellocchi in direzione mare. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e una monovolume, ma per fortuna gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto il 118 di Fossombrone e i carabinieri di Fano che hanno eseguito i rilievi di legge. Adesso guardate queste immagini che ci arrivano dall'autostrada 14 dove questa mattina poco prima delle 6 un tir ha perso il carico tra Ancona Nord e l'area del servizio Esino Est invadendo una carreggiata e l'area di sosta. Il mezzo pesante trasportava balle di fieno ed era diretto in Emilia Romagna. Il conducente è stato trasportato in ospedale. Passiamo alla tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa del protettore Sant'Antonio Abate, un appuntamento molto partecipato che ritorna dopo il fermo di 2 anni a causa della pandemia. Anche a Fano e in altre parrocchie della diocesi è stata ricordata la figura del santo. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Ogni 17 gennaio la chiesa festeggia Sant'Antonio Abate. Nato a Coma in Egitto intorno al 250, a 20 anni abbandonò tutto per vivere prima in un luogo deserto e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse una vita in solitudine per più di 80 anni e morì ultracentenario. Sant'Antonio si dedicò alla cura dei sofferenti, operando guarigioni miracolose e scacciando il diavolo. La sua figura viene spesso rappresentata con un maiale al suo fianco perché in quel tempo era allevato dai monaci antoniani. Da quella volta si sono aggiunti altri animali e per estensione l'abate è diventato il protettore di tutti gli animali della stalla e domestici. Molte comunità tutt'oggi organizzano momenti per benedire i propri amici a quattro zampe, come a Pesaro che dopo lo stop di 2 anni domenica scorsa è tornata a riorganizzare tramite le giacche verdi provinciali la giornata in onore di Sant'Antonio.
presente durante la benedizione, Donaldo Marinelli del convento di San Giovanni. Devo dire grazie al comune di Pesaro perché ci hanno dato l'autorizzazione, ma anche alla prefettura e alla questura perché abbiamo avuto l'autorizzazione di fare questa benedizione. Essendo una benedizione, diciamo, anche a carattere non locale ma anche fuori locale, diciamo, è aperta quasi da tutta Italia, perché anche quest'anno, sapendo che la nostra benedizione veniva di nuovo in funzione, mi hanno chiamato anche dal Veneto, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, c'è una piccola decorazione, vengono anche oggi. Abbiamo cercato di dirgli che il prossimo anno li accoglieremo a braccia aperte. Le Giacche Verdi però durante l'anno, essendo un'associazione di ambientale protezione civile, noi ci ritroviamo tutte le settimane a fare il monitoraggio del territorio. Controlliamo, siamo le sei vecchie famose sentinelle o nuove sentinelle, perché sono più di 30 anni che le Giacche Verdi esistono. C'erano cani, gatti, uccellini e addirittura un coniglio, oltre ai tanti cavalli in formazione delle varie associazioni presenti. Allora, qui in piazza noi abbiamo previsto un dai 50 a 60 cavalli, il numero sarà questo all'incirca. Ma non solo Pesaro, anche diverse parrocchie della nostra diocesi hanno ricordato la figura del santo, da Rocco Sambaccio a Sant'Orso, Pianello di Cagli e Rosciano, per citarne alcune. In quest'ultima, diversi parrocchiani si sono ritrovati davanti all'area verde della chiesa. Proprio per questo, no, in questa ricorrenza, ringraziamo il Signore per il dono degli animali, che sono una benedizione, che sono bellezza, che sono compagnia, che sono aiuto in tanti modi. Quindi ringraziamo il Signore per il dono degli animali, ringraziamo Sant'Antonio che ci dà questa possibilità e che intercede per noi. Stamattina anche un asino, anzi due asini protagonisti della piazza per la festa di Sant'Antonio. Sì, ecco, sono i nostri asinelli, i nostri amici, sono Gigia e Trilli, e poi in piazza c'è anche Romeo, il maschio della famiglia, diciamo. E noi siamo di Pesaro, ce li abbiamo poi in campagna qui nella vicina Romagna per problemi di spazio. E niente, ci teniamo tutti gli anni a esserci qui insieme alle Giacche Verdi per questa benedizione, questo momento e di vita condivisa con i nostri amici animali. Un ritorno dopo la situazione pandemica quest'anno. Certamente, quindi speravamo in una giornata di sole bella come questa, così da poter stare in compagnia un po' di tutti, con le dovute protezioni ovviamente, però esserci anche quest'anno. Abbiamo fatto il possibile. Ecco Romeo, è arrivato anche Romeo adesso. Come si chiama? Si chiama Batuffolo. Quanti anni ha? Allora, l'età precisa non si sa, però più o meno sui 3 mesi. Da quanto tempo è che ce l'hai? Da Natale. Te l'hanno regalato? Esatto, sì sì. Sei molto affezionato a questo piccolo animaletto? Molto, infatti delle volte è un pochino più fiacco e quindi mi preoccupo un pochino di più perché comunque ci sono molto affezionato. In casa lo lasci libero? Come funziona con un coniglietto? Allora, io di solito sta nella sua gabbia, però molto spesso lo prendo in braccio. Ma quanti sono? Oggi siamo forza ridotte visto il freddo, però una decina di cani abbiamo rimediato anche oggi per l'occasione. Voi siete un'associazione? Sì, noi siamo Happy Dog Park, siamo una scuola di addestramento e qui di Pesaro, e approfittiamo appunto per dare un pochettino di vita anche a questa manifestazione che hanno organizzato. Il cane è il miglior amico dell'uomo? Certo, certo. Poi lavorandoci che lo conosci ancora meglio, capisci bene le loro potenzialità. Quindi non dovrebbero mai essere abbandonati, lanciamo un appello per questa cosa. Certo, abbandonare un cane che darebbe la vita per il proprietario è proprio un gesto ignobile, diciamo, per non dire di peggio. Anche due bengalini protagonisti della piazza questa mattina. Sì, sì, oggi per questa benedizione siamo venuti. Di dove siete? Ginestreto. Tutti gli anni venite alla benedizione? Sì, sì, sì. Abbiamo un cane, un gatto. I bengalini fanno compagnia ai bimbi durante il giorno, poi in questo periodo di lockdown servono molto. Domani prenderà il via Passaggi Digitali, la rassegna online di Passaggi Festival, che ospita nei primi due appuntamenti Pablo Trincia e Paolo Del Debbio. Al via la terza edizione di Passaggi Digitali, la rassegna online promossa da Passaggi Festival, che precede la manifestazione in presenza in programma a Fano dal 20 al 26 giugno. Già in calendario le prime due date delle dirette Facebook, si parte domani alle ore 19. Brigida, chi sarà il primo protagonista?
Allora, cominciamo martedì 25 gennaio con Pablo Trincia, che sarà il nostro primo ospite. Ci parleremo con lui del suo ultimo libro, uscito proprio pochi giorni fa per Einaudi, romanzo di un naufragio Costa Concordia, una storia vera. Pablo Trincia è un inviato e autore per la carta stampata, la TV e il web, ed è uno dei podcaster più famosi in Italia. Suo è il recentissimo podcast appunto sulla tragedia della Costa Concordia, Il Dito di Dio, ideato e realizzato da Cora Media e in questo momento campione di ascolti su Spotify. Noi parleremo del libro che riprende il tema della tragedia della Costa Concordia e con la capacità di raccontare quelle voci di un mondo che affonda, facendoci entrare proprio nelle piccole storie, piccole ma significative storie che compongono quella storia grande, quella grande tragedia che è stato il naufragio della Concordia. Invece il 22 di febbraio sarà la volta di uno dei giornalisti più noti della TV. Di chi si tratta? Sì, il 22 di febbraio avremo nostro ospite Paolo Del Debbio. Il libro è Le 10 cose che ho imparato dalla vita, edito da PM, ed è un racconto a tutto tondo del giornalista, appunto. Probabilmente è la prima volta, diciamo, che Del Debbio si misura con un racconto, diciamo così, personale. È un libro che è un distillato di esperienze e personali e di riflessioni, dal racconto di suo padre deportato in un campo di concentramento, alle sue esperienze in seminario, ai primi approcci col mondo del lavoro. Un racconto che in qualche modo narra gli ostacoli che tutti in qualche modo abbiamo, no, superiamo nella vita, senza arrivare al traguardo, senza arrivare alla soluzione del problema, ma semplicemente cercando di piano piano diventare noi stessi, insomma. Le dirette Facebook saranno trasmesse in contemporanea, oltre che sulla pagina di Passaggi Festival, anche su quella di Librerie Coop e di Visit Fano. Tutti gli incontri sono coordinati e condotti da Annarita Briganti, giornalista, scrittrice, saggista e opinionista. Annarita, qual è il filo conduttore di questa terza edizione? L'unico filo rosso, un filo rosso molto importante, libri belli. Devi sapere che tanti nostri colleghi si lamentano che non escono libri belli, il che è incredibile perché io su 70.000 uscite all'anno ne trovo tantissime che mi appassionano, che sono un pugno nello stomaco, che mi rivoltano, che mi danno nuove prospettive. Quindi questo è il filo rosso di Passaggi Digitali 2022. Durante i momenti più difficili della pandemia la lettura ha aiutato tante persone, dunque un settore, quello librario, che non si è mai fermato, è così? Sì, non si è mai fermato, in primis per la forza dei libri che davvero non ci fanno mai sentire sol con l'asterisco, come piace dire a me. E un'altra cosa che ci ha aiutato è quello che noi stiamo facendo ora, la tecnologia. Io sono a Milano, tu immagino che sia a Fano, eppure riusciamo a parlare, così come accadrà negli incontri digitali aperti a tutti, gratuiti. Ho anche comprato un faretto che entro martedì 25 gennaio spero di riuscire a montare per avere una luce migliore, e tutto questo ci renderà queste sere più calde. Spero di fare compagnia a tutti e a tutti con domande appassionate e anche scomode. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi torneremo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino. Sta raggiungendo i nostri studi il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli. Dunque ci vediamo tra poco.